Allora, vabbè, io sono Mauro Gargaglione e ringrazio chi mi ha selezionato per far parte di questa tavola rotonda, è il caso di dirlo. E do per scontato che tutti quelli intorno a questo tavolo abbiano, come diceva prima nell'intervento precedente Carmelo, sostanzialmente una visione abbastanza omogenea di come vorrebbero vivere, di tutte le questioni su Stato, comunità, eccetera, eccetera. Però se non che questa chiacchiera tra amici si chiama comunità volontarie e tutti quanti credo che siamo d'accordo a mettere l'individuo al centro delle comunità e i suoi interessi e le sue, diciamo, aspirazioni, io dico individualmente ed egoisticamente che cos'è che mi aspetto da un brainstorming di due giorni con amici. Allora, io sostanzialmente mi aspetto una cosa molto semplice ma allo stesso tempo molto complicata, e cioè vorrei chiarirmi meglio le idee per arrivare a perseguire, fatemi dire, il realizzabile invece di immaginare l'irrealizzabile. Quindi io sono magari molto troppo concreto in alcune cose, però sostanzialmente ho diverse idee, come diceva Carmelo, non tutte sono chiare, ok? Ho degli amici con i quali posso chiacchierare e voglio vedere se riesco a chiarirmele un po' meglio, perché nei nostri interventi su Facebook, nelle chiacchiere che facciamo one to one, eccetera, eccetera, si passa dalla filosofia alla pratica, si parla delle tasse, si parla degli anarcocapitalisti, eccetera, eccetera. Bene, benissimo. In che cosa ci aiutano queste riflessioni nel vedere che cosa è realizzabile e invece che cosa non è razionalmente realizzabile? Io spero di riuscire a capirlo un po' meglio dopo questo incontro e altri che immagino seguiranno. Il pezzettino di tempo che mi avete riservato mi dovrebbe vedermi parlare di cose già un pochino più pratiche. In una comunità volontaria, dove stanno le regole, chi le fa, come si fanno a fare rispettare, ok? Che sono argomenti molto delicati, perché oggi noi viviamo in uno Stato-nazione in cui ci sono gente che di mestiere fa le regole, gente che di mestiere le fa rispettare, ok? E gente che paga non molto volontariamente, non tutti, ok? I primi e i secondi per far sì che lo Stato funzioni. Ok. Allora, intanto che cos'è realizzabile e che cos'è secondo me irrealizzabile? Immaginate che io abbia una laurea triennale in borseggio con destrezza. Io sono un borseggiatore con destrezza. E quindi Salvatore non lo sa, ma io gli ho sfilato il portafoglio, ok? Gli ho sfilato il portafoglio dalla tasca e lui non se n'è accorto, ok? Quindi dal suo punto di vista, il buon Salvatore dice: cacchio, mi hanno fregato il portafoglio, ok? Ora, io stesso non sono più il borseggiatore professionale, ma sono un sottufficiale della Guardia di Finanza, con la mia bella divisa grigio-verde, ok, e ho sfilato a termini di legge il portafoglio di Salvatore Antonacci. Dal punto di vista di Salvatore Antonacci, il danno di aver perso il portafoglio è identico, sia che lo abbia subito da un borseggiatore professionale che da un sottufficiale della Guardia di Finanza. Allora, tanto per concludere questo concetto, immaginare una comunità, qualunque essa sia, che possa eliminare
Il problema dei borseggiatori con destrezza è irrealizzabile. Immaginare una comunità che possa eliminare i sottufficiali della Guardia di Finanza in grigio-verde che arrecano esattamente lo stesso danno a Salvatore, questo non è irrealizzabile. Quindi questa è la prima discriminante, questa è la prima discriminante che mi sono fatto per descrivere. Cerchiamo di essere concreti, ok, ma non inseguiamo sogni, inseguiamo cose molto concrete. Bene, e quindi se non bisogna sfilare il portafoglio dalla tasca del prossimo, ci devono essere delle regole. E chi le fa le regole? Dove stanno queste regole? Allora, dalla convinzione che mi sono fatto io, leggendo, chiacchierando, scambiando opinioni, eccetera, eccetera, io penso che tutte le regole che possono gestire le relazioni tra individui esistono già, ci sono tutte, e sono il frutto di millenni di umanità che si è associata e che queste regole se le date. Quindi non c'è da inventare nessun codice, non c'è da inventare nessun diritto, c'è il diritto privato. Il diritto privato compendia quelle che sono le regole, dovrebbe compendiare quelle che sono le regole che sostanzialmente si occupano della gestione delle relazioni interpersonali. Il problema qual è? Il problema è che oggi il diritto privato è tiranneggiato e sottomesso a un altro layer, un altro strato di regole che si chiama diritto pubblico. Cosa vuol dire, detto molto, molto brevemente? Io non ammetto, non accetto e combatterò tutte le comunità in cui, nel caso di una controversia o di una, come dire, violazione delle regole, esista una formula che dice la comunità Amarant contro Salvatore Antonacci. Non esiste la comunità Amarant. Esiste Carmelo, esiste Giuliana, esiste Leonardo, esistono gli individui. Quindi sostanzialmente, quando ci sono delle relazioni interpersonali, è inutile costruire questo feticcio dello Stato, della comunità, dell'interesse comune, del bene comune. Esistono solo i rapporti interpersonali. Per gestire questi, le regole del diritto privato, secondo me, sono più che sufficienti. Orbene, concretamente, in una comunità che si regge sul diritto privato, uno come fa a reclamare i propri diritti e a lamentarsi e a chiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti? Come fa? Oggi lo Stato, attraverso le corti giudicanti e requirenti, con chi ha subito un danno non ci parla, non ci vuole parlare, vuole parlare con un avvocato, vuole parlare con una figura istituzionalizzata, ok, che essa sola ha diritto di parlare, ok, col giudice che amministra la giustizia, ma manco per niente. In una comunità libera, chi ha subito un torto e si richiama, poi vedremo a chi si richiamerà, chi ha subito un torto deve potersi, se lo vuole, difendere direttamente. Deve essere il protagonista del, chiamiamolo così, processo, anche se non è corretto come viene definito. Quindi fondamentalmente, oppure può decidere, guarda, io non parlo molto bene l'italiano, mi fido di te, rappresentami tu in questa controversia, in modo assolutamente volontario. Dall'altra parte, qual è la controparte di questa controversia? Ovviamente la persona che viene sostanzialmente tirata in ballo da uno che ha subito un danno. E chi è che decide chi ha ragione dei due? Ora,
non decide nessuno in nome e per conto della comunità Amarant o della comunità Vattelapesca. Decidono degli individui che secondo me potrebbero essere, decide un collegio di persone accettate da chi entra a far parte della comunità, che può essere un collegio aperto in cui ciascuno dice: io voglio iscrivermi, tra virgolette, alle liste dei giudici, ok? In maniera assolutamente volontaria. Io che ho subito un torto da Carmelo decido, come dicevo prima, se rappresentare me stesso, se farmi rappresentare da qualcuno, e decido quale degli arbitri a disposizione sono per me accettabili. Nel momento in cui si trova l'accordo tra le due controparti a decidere che Giampiero De Bellis è sufficientemente credibile, è sufficientemente equanime, è sufficientemente non parte in causa della controversia e siamo d'accordo, ok, ci stringiamo la mano, cominciamo a dire le nostre ragioni e poi la decisione la accetteremo, quella che Giampiero De Bellis nella fattispecie emetterà. Questo potrebbe essere un esempio di come gestire le controversie. Ovviamente questa cosa qui, mettiamocelo bene in testa, si può fare solamente se le comunità sono sufficientemente piccole. I problemi dello Stato-nazione derivano dalla grandezza, dal numero dei partecipanti diciamo, di coloro che sono all'interno del territorio. Cioè non si possono gestire in questo modo, almeno non riesco praticamente a immaginare come si potrebbero gestire in questo modo controversie tra individui in nazioni di 60 milioni, 100 milioni, 200 milioni di abitanti. Come fai? Non è possibile. Quindi le comunità volontarie debbono essere per definizione molto più ristrette, non devono avere nulla a che vedere con lo Stato come lo immaginiamo adesso. Solamente se sono in questo modo è possibile pensare di ribaltare lo statalismo imperante. Quindi, oggettivamente, poi sul discorso della territorialità o aterritorialità delle spero di chiarirmi più avanti, perché ho dei dubbi su questo discorso qua di realizzabilità. Il primo dubbio che mi viene è, cioè, io non vivo nella rete, io vivo qui adesso, sono di carne, di ciccia e sto in un posto, ok? È vero che sono libero di girare, però c'è sempre un pezzo di terra che mi sostiene e quindi mi dovrò adeguare o dovrò sposare le regole che valgono per coloro i quali vivono su quel pezzo di terra. Non so come risolvere il problema. Il mio stesso problema. Non so come risolvere il problema, spero di chiarirmelo. Però fondamentalmente, per concludere e riassumere, volevo semplicemente dire: le regole ci sono, le technicality per la gestione delle controversie in comunità sufficientemente piccole ci sono, si tratta semplicemente di metterle a punto. Non c'è bisogno di scrivere tomi di diritto di nessun tipo, ok? Gli esseri umani si associano e si accordano da migliaia di anni, ok? E questo non è una sorpresa per nessuno, per cui fondamentalmente si tratta di distillare questi concetti anche di buon senso, se vogliamo, perché esistono già, anche se noi facciamo finta di non accorgercene, quando sventoliamo bandiere o cantiamo l'inno di Mameli. Ok, non è così, e quindi voglio dire, poi le technicality e i problemi che ne possono, alcuni a cui ho pensato, ma ce ne saranno altri a cui non ho pensato, mi aspetto che saltino fuori dallo sviluppo di questo brainstorming. Questo è fondamentalmente il,
E lui, posso? Prego. Fare una domanda. Tu hai parlato di individui, cioè di controversie sopra tra individui. Sì. E c'è un arbitrato che... Sì. Al tempo stesso hai detto, però, è bene che ci siano comunità ridotte per risolvere i problemi. Se i problemi sorgono tra individui, un individuo potrebbe appartenere anche a comunità estremamente vaste, tanto perché alla fine poi il problema è tra l'individuo e l'individuo. Certo. L'arbitrato in alcuni casi avviene tra ditte che una è in Svizzera, l'altra è a Rio de Janeiro, gruppi grossi, senza che questo comporti un problema, basta che l'arbitro, l'arbitration, sia accettato dalle due parti e certo. Gli esiti. Certo. Quindi volevo capire, è possibile avere anche comunità estremamente vaste e i problemi poi verranno risolti tra due individui o no? Esattamente, allora, distinguiamo, ci sono le controversie intercomunitarie e ci possono essere le controversie intracomunitarie, ok? Se vale il principio che non mi interessa se io sia un residente dell'Alessandrino e ho avuto delle questioni con un residente del Giura, ok? Se io residente dell'Alessandrino e la mia controparte siamo d'accordo che un residente del Veneto sia una persona accettata da noi per diciamo, dirimere questa controversia, non ci vedo nessun problema. Se è fatta salva la volontarietà, l'accettazione volontaria dei due. Quindi teoricamente problemi io da questo punto di vista non ne vedo. La stessa cosa vale a maggior ragione per le controversie intracomunitarie. Se non si trova invece una figura accettata, bisogna mettersi d'accordo. Bisogna mettersi preventivamente d'accordo dicendo: se io alzo il flag e dico il signor Carmelo Miragliotta, residente a Oxford, non ha adempiuto agli obblighi contrattuali che sono scritti qua e che lui ha controfirmato e che ha accettato e quindi mi deve risarcire, la domanda è: qual è il foro competente, come si direbbe oggi? Qual è il foro competente? Se nessuno dei due trova un arbitro accettato, per esempio, si può stabilire che il foro competente è quello di colui il quale asserisce di aver subito il danno, perché da qualche parte, prego. La mia domanda è questa: secondo me è una cosa fondamentale la certezza del diritto, cioè quando io faccio un contratto con te, che tu sia dall'altra parte del mondo, che tu sia del vicino di casa, io devo sapere quali sono le nostre regole condivise. Certamente. Allora, se hai delle piccole comunità e ciascuna comunità è realmente libera di stabilire le regole al suo interno, vuol anche dire che ci sarà magari una comunità nella quale, per dire, la proprietà privata non esiste e un'altra in cui invece la proprietà privata è sacrosanta, ad esempio. Certo. Quando noi facciamo dei contratti abbiamo bisogno comunque di avere, diciamo, un riferimento, se no non possiamo farli, andiamo alla cosa tribale per cui non c'erano i contratti, c'erano quelli che arrivavano dalla tua tribù, ti pregavano le donne, ti fermavano quello che mi serviva, oppure facevo, diciamo, delle cose assolutamente a mio rischio e pericolo, certo. Ok? La mia domanda è: come lo risolvi? Cioè, come lo stabilisci questo, chiamiamolo, diritto internazionale? Giuliana, tu pensa sempre che alla base delle relazioni ci deve essere la volontarietà. Allora, se io sono il partecipante di una comunità libertaria e tu sei la partecipante di una comunità collettivista che non rispetta la proprietà privata, ok, lo firmeremo un accordo preventivo al nostro, ok? Cioè, se tu non sei d'accordo, se tu non sei d'accordo. Noi abbiamo già detto che viene fuori un problema per cui io e te andiamo davanti a un giudice, quindi il nostro contratto non è così
chiaro ed evidente che io e te l'abbiamo rispettato e siamo tutti due felici. C'è una pecca nel nostro contratto che fa sì che io e te ci troviamo in disaccordo sull'interpretazione. Ma allora c'è l'arbitro che interviene, cioè nel contratto è firmato. Ma l'arbitro di dove? Lì che nasce la cosa, che dice se la mia comunità, la sua comunità, c'è già il momento del contratto. Ma nel contratto c'è scritto foro competente, e uno firma e lo accetta qual è il foro competente. Però in un certo senso non è la situazione in cui siamo adesso. Per esempio, quando c'erano le cerule, ci sono tuttora, ma che non so, l'Occidente che faceva un contratto con la Cina comunista, erano due società completamente diverse, ci si appellava a che cosa? Voi fate dei ragionamenti un po' troppo costruttivisti, nel senso che è possibile, sì. C'è sempre la tendenza a cercare di trovare la soluzione per un problema che vi create e che può avere delle sfaccettature. Se solo pensate all'ex mercatoria, l'ex mercatoria nasce esclusivamente come azione di libero mercato fra privati, i quali si pongono il problema di contenziosi che possono avere e di giudici terzi che possono dirimere i contenziosi. La stessa cosa che già esisteva, non so, nell'Irlanda del 1500, nel XVI secolo. Ma Hoppe, per arrivare al sistema recente, ha prefigurato la possibilità che tutto ciò sia tranquillamente gestito da privati che sottoscrivono accordi. Le grandi compagnie di assicurazione, ad esempio, ne esistono tante e altre ne possono nascere, diventano esse stesse attori di una contrattazione e possono diventare esse stesse attori di un arbitrato, previo la scelta già fatta di un arbitro terzo qualora il contenzioso rispetto a un contratto firmato si dovesse verificare per il non rispetto di un contratto. Questa, cioè, non è, voglio dire, così fantascientifica la cosa, ci sono esempi storici e ci sono già idee per il futuro. Tra l'altro, di quello che hai detto tu, c'è una questione, tutti poi un problema di come fare le regole, così come la lingua, così come la moneta. Bruno Leoni ci ha insegnato che il diritto nasce proprio dall'interazione del mercato, io di questo ne sono convinto. Sul discorso della territorialità, qui c'è una cosa giustissima, perché è il problema dei problemi, anche perché è molto difficile per noi stessi immaginarlo. Però dici, io non vivo nella rete, ma attenzione, io ti faccio un esempio concreto di come la rete in realtà risolve i problemi che riguardano la nostra vita nel mondo reale. Se non esistesse lo Stato e le sue stupide regole legate alla posta certificata, oggi con internet tu elimini completamente il sistema postale, lo hai eliminato dal punto di vista fisico da anni, capisci? Sono d'accordo. Quindi non è vero che la tecnologia non può aiutare, anzi io sono convintissimo al contrario, che sarà la tecnologia che ci porterà alle comunità volontarie. Quindi quella della territorialità è sì un problema quando si parla delle di strade, come aveva detto Carmelo prima, perché la strada è una grande infrastruttura, ma anche lì esiste un parametro fondamentale, un principio fondamentale che è il diritto di proprietà, nel rispetto del quale tutto si può risolvere. Cioè negli Stati Uniti d'America, ad esempio in Florida, è chiaro che è il territorio quello che è, ma tu puoi percorrere da Miami fino al nord la strada statale 1, oppure puoi percorrere la Turnpike, che è un'autostrada completamente privata, acquistata, cioè realizzata da una compagnia che ha acquistato terreni per realizzarla. Uno dice, ma c'era già la strada, perché ne ha realizzato un'altra? Se le cose non riguardano, non tocca i soldi dei contribuenti, quindi portare via soldi per costruire una strada, ognuno, nel rispetto dei diritti di proprietà, può trovare il modo, nella territorialità, di fornire una strada privata per una serie di comunità private distanti fra di loro, ad esempio, acquistando terreni. Cioè, questi sono fatti specie reali, che è chiaro che comunque in un sistema complesso e statalista come il nostro sono difficili da pensare in maniera pacifica, perché anch'io, e poi dico da mia parte, credo che il problema dei problemi stia in quello che tu hai chiamato Stato nazionale. Ma infatti io ci ho tenuto a dire chi è che fa le regole, ho detto, secondo me per la maggior parte dei casi le regole ci sono già. Le regole. La mia domanda sulla certezza del diritto era mirata a questa, secondo me è indipendente dalla dimensione del... Giuliana, qui sulla certezza del diritto, permettimi, ritorno un attimo a quello che dice... La certezza per me può essere anche una cosa estremamente terra-terra, ovvero chiunque è tenuto a stabilire il contratto che ha sottoscritto con l'altra persona. Certamente, cioè, però non confondi... Però è già una certezza, ma non confondi... il fatto che tu quello lo debba mantenere, non ti puoi appellare al fatto che ne so, che no, ma tu mi hai convinto raccontandomi non so cosa. Giuliana, ma non confondere questo con la certezza del diritto. Secondo Bruno Leoni, la certezza del diritto è il fatto che ci sono delle regole che sono talmente distillate e salde
che io mi posso programmare l'esistenza sulla base di quelle regole. Nel mondo in cui viviamo oggi, la certezza del diritto, la gente crede che sia, è una roba scritta che vale per me e per te. Ok? Lo Stato la cambia ogni due mesi e quindi il diritto non è certo. Non, essere il diritto certo non vuol dire che è scritto. Il diritto certo è un'altra cosa. Io sto parlando quindi, della certezza del diritto, nel proprio nel senso della certezza del diritto. E quindi voglio dire, di quelle cose che comunque valgono, cioè che se si modificano dopo secoli. Assolutamente, quello è il senso. Cioè la certezza del diritto che vale per me oggi, vale per mio figlio, io posso programmare per le generazioni a venire. Ma questo nel diritto privato, nel diritto privato succede, cioè nel senso il diritto privato non cambia con la velocità con cui cambia il diritto pubblico, piuttosto che il diritto penale, piuttosto che il diritto tributario, sì, eccetera, no, eccetera. No, perché cioè, viene fuori che ti fanno prelevo dal conto in banca così a sorpresa, già perché. Il diritto privato è un'altra cosa, non afferisce queste problematiche qui. Però voglio dire, insomma, una cosa bellissima è il diritto privato, io quando lo studiavo da studentello, il negozio giuridico, che cosa? Quando si perfeziona il negozio giuridico? Quando si può capire, senza ragionevole dubbio, qual è stata la volontà delle parti, che quindi non c'è bisogno che sia scritto, bastano anche solo dei testimoni. Nel momento in cui c'è la volontà e si può dimostrare che io volevo farlo e tu volevi farlo, il fatto che ci sia o non ci sia un pezzo di carta, il negozio giuridico per un giudice si è già concluso, c'era, il business c'era. Senza bisogno di carte e timbri. Questo secondo me è una cosa bellissima. È una cosa bellissima che oggi, voglio dire, non rimane solamente, la fanno studiare gli studenti come fanno studiare.